Ora la guerra in Ucraina, sono in corso esplosioni in diversi quartieri di Kiev e in tutto il paese, ci sono segnalazioni in questi minuti dai residenti della capitale e secondo i media locali. La difesa antiaerea sta funzionando, i missili vengono lanciati da navi nel Mar Nero. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Stefania Battistini. Stefania. Sì, per la situazione drammatica questa mattina è iniziato molto presto questo allarme su tutto il paese, le sirene hanno iniziato a suonare, noi siamo in Donbass e dopo la prima notizia di un attacco con i droni iraniani Shahid su Kharkiv, pesante perché sono più di 11 droni quelli che hanno utilizzato contro le infrastrutture energetiche, anche qua è saltata la corrente. Non c'è luce, non c'è acqua a Kiev, altre segnalazioni di esplosione, questa è la difesa antiaerea che sta funzionando, sembra che anche da Kharkiv non ci siano vittime in questo momento, ma missili dal Mar Nero sono stati tirati anche contro Mykolaiv e anche contro le regioni del Nord, Sumy e Cherniv, quindi è l'ennesimo pesante attacco su larga scala che Mosca sta facendo contro l'Ucraina questa mattina. A voi per gli aggiornamenti di più tardi.